Ciao a tutti, siamo qui a Monte Romano, provincia di Viterbo, per tutta Farina del Mio Sacco, Food and Music Fest, prima edizione. Abbiamo qui con noi un gruppo che è passato alla finale di questa sera, i Deep Green Light. Un saluto. Ciao. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Allora ragazzi, voi siete di Salerno. Come vedete la scena musicale emergente di Salerno? Allora, diciamo che il problema, secondo me, delle nostre zone è soprattutto gli spazi per suonare, perché Salerno ultimamente, insomma, abbiamo un po' di problemi con i locali, perché c'è una sorta a volte un po' di coprifuoco, i pochi locali che fanno musica dal vivo a volte vengono un pochettino osteggiati. Però devo dire che comunque, nonostante ciò, i gruppi che suonano, che si andano a fare, ci sono, insomma, al di là del nostro esperimento, che devo dire sta riuscendo più che bene, abbiamo gruppi che, insomma, stanno cercando di lavorare in varie direzioni, soprattutto rock. Però, insomma, qualche nome? Allora, guarda, su questo ti può dire più lui, che lui è molto esperto, conosce molti gruppi. Beh, mi sento di citare i Nadir, che hanno appena superato le selezioni di Marte Live. Quindi faranno la finale a Roma, insomma, e quindi per la nostra provincia, insomma, è un grande vanto. I Danamaste sono un gruppo di musica sperimentale che stanno ormai sulla scena da diversi anni, meritano veramente tanto. Esatto, un applauso a Francesco e a Danamaste. Come mai avete deciso di avere questo nome, di chiamarvi così? Ma in realtà è un gioco di parole che deriva dalle diverse sfumature del verde che si possono trovare nell'Irlanda, che abbiamo imparato ad amare nel corso dei viaggi che abbiamo fatto. È dal verde chiaro al verde scuro, poi ci siamo presi qualche libertà, diciamo, per trovare l'assonanza giusta, per sì, qualche libertà linguistica. Infatti il vostro sound attinge proprio dal folk dell'Irlanda. Come mai avete scelto proprio questa terra? Ma diciamo che alcuni di noi sono già appassionati da tempo di questo genere di musica, altri di noi, insomma, la conoscevano un po' meno, però diciamo il viaggio in Irlanda che abbiamo fatto qualche anno fa in qualche modo è stato un po' una rivelazione per noi, che comunque siamo, per la maggior parte, veniamo dal rock sostanzialmente, abbiamo sempre suonato rock. Poi diciamo questo viaggio, insomma, ci ha fatto scoprire la bellezza di questa musica che arriva immediatamente, cioè la cosa che ci ha sorpreso è il fatto che comunque la convivialità che si crea nel momento in cui basta, insomma, un violino, basta una chitarra, basta pochissimi strumenti, a volte anche molto poveri, un flauto, insomma, per accendere subito delle emozioni particolari. Allora questa cosa ci ha veramente conquistato. Siamo tornati da questo viaggio, abbiamo deciso che, insomma, con il rock andava bene così. abbiamo fatto il nostro percorso con il rock, detto proviamo con il folk, che ci conquistava immediatamente, è una cosa che arriva in maniera immediata, quindi arriva al cuore, sì. E comunque, diciamo, noi veniamo da una terra dove la musica popolare è forte, molto sentita, molto suonata e per fortuna è molto rivalutata negli ultimi anni, e quindi secondo me era un'ottima occasione per cercare anche di diciamo allargare un pochettino lo spettro, diciamo, della musica popolare dalle nostre parti, perché al fondo c'è qualcosa che le unisce tutte, secondo me, le musiche popolari. Cosa pensate di tutta Farina del Mio Sacco? Guarda, è stata veramente una bella sorpresa, perché sappiamo che questa è la prima edizione, però devo dire che ci siamo trovati veramente benissimo, al di là, insomma, della cornice anche paesaggistica, che sinceramente ci ha anche ispirato molto, perché siamo circondati da campagne bellissime, che dal verde, quindi insomma siamo veramente, ci sentiamo a casa nostra. La vallata di oggi. Abbiamo fatto la strada verso il mare, insomma è stata veramente una bellissima sorpresa, e devo dire che poi, insomma, l'organizzazione è stata ottima, si mangia bene, c'è una bella cucina, insomma veramente quello è il motivo per cui abbiamo deciso di intraprendere questa strada, insomma, viaggiare, vedere posti così, incontrare tanta gente, tanti ragazzi che suonano, conoscere altri musicisti, insomma, questo è il connubio musica cibo, diciamo, ci attira tanto, funziona, sono due grandi passioni, quindi. Ok, allora da tutta Farina del Mio Sacco e dai Deep Green Light, un saluto. Ciao ragazzi, ciao, alla prossima.